Ciao, buongiorno. Oggi voglio parlarti di una cosa super importante, cioè dei 12 errori più commessi nella pratica dello yoga e soprattutto come evitare di farli. Partiamo dal presupposto che nessuno nasce imparato, quindi per progredire nello yoga, ma come in qualsiasi altra disciplina, serve costanza, impegno ed è normale commettere degli errori. E la cosa fondamentale però è che possiamo imparare dai nostri errori e anche da quelli che commettono gli altri, perché no, per poter appunto progredire. Quindi oggi ti darò questo elenco dei 12 errori più commessi nella pratica dello yoga e se per caso dovessi identificarti con uno di questi errori o magari con più errori, ti consiglio di lavorare su un punto alla volta, quindi non demoralizzarti, non drammatizzare, oddio, sto sbagliando tutto. No, va benissimo. L'importante è rendersene conto e cominciare poco alla volta cambiando le tue abitudini nella pratica, cercando di sistemare una cosina alla volta. Ok, cominciamo subito con il primo punto, che è quello secondo me più importante. Anzi, facciamo il contrario, cominciamo dal punto numero 12 e poi torniamo indietro verso il primo. Al numero 12 troviamo esagerare con certe posizioni. Ultimamente, infatti, soprattutto grazie o per colpa, tra virgolette, alla diffusione dello yoga attraverso le immagini che si trovano sui social network, viene associato allo yoga l'idea di posizioni complicate, per esempio in equilibrio sulle mani, spaccata e cose di questo tipo. Quindi la tendenza è quella proprio di esagerare con certe posizioni e di voler riuscire a fare le posizioni più acrobatiche possibili. La realtà è che lo yoga non è questo. E i benefici che danno queste posizioni le danno anche posizioni molto più semplici che però non sono dannose sulle articolazioni e non hanno tutte le controindicazioni, per esempio, che possono avere le posizioni complicate, perché spesso ci si approccia a queste posizioni complicate senza avere le giuste basi e senza avere il corpo sufficientemente pronto per poterle fare. Quindi mi raccomando, vacci piano, non esagerare con le posizioni difficili, perché ti ripeto, anche quelle facili hanno un sacco, sacchissimo di benefici e lo yoga non è acrobazia. E quindi per piacere non spaccarti e vacci piano. Al numero 11 troviamo sentirsi in colpa per non aver praticato tutti i giorni. Una delle cose che ripeto spesso nei miei corsi, nelle lezioni, è che una pratica di yoga regolare con costanza, meglio se fatta tutti i giorni, porta un sacco di benefici. E questo è verissimo, però la cosa importante è che non generi in noi un senso di colpa perché non abbiamo srotolato il tappetino o non abbiamo praticato quanto avremmo voluto. La pratica dello yoga dovrebbe essere una risposta naturale al nostro bisogno del corpo, cioè ci deve proprio venire voglia di fare yoga perché sentiamo che il corpo ne ha bisogno, non deve essere una frustrazione o una imposizione della mente. Quindi, se un giorno non ti va di fare yoga oppure non puoi perché hai mille impegni, mille cose da fare, va benissimo, non ti preoccupare, non generare sensi di colpa o frustrazioni. E vedrai che poi, quando ti tornerà la voglia o quando riuscirai a trovare il tempo, la tua pratica sarà ancora più benefica. Al decimo posto troviamo correggere una persona durante una lezione di yoga. No, per favore non lo fare. È normale che sia così perché quando scopriamo lo yoga e scopriamo il mondo fantastico dello yoga, tutti i benefici che ci sta dando, vogliamo condividerlo con il mondo intero. Quindi a volte portiamo a lezione un amico, un'amica e siccome magari noi abbiamo già qualche lezione o qualche anno di yoga alle spalle, controlliamo se sta facendo bene o male e ci permettiamo di correggere alcune posizioni o di dare alcune indicazioni a voce. È normale che sia così, nel senso perché è chiaro che abbiamo voglia di aiutare l'altro,
Però in questo caso è meglio lasciar perdere, perché lo yoga è un viaggio personale e una persona quando si mette sul tappetino deve sentirsi sicura, protetta, non deve sentirsi giudicata di star facendo bene o male, ma deve proprio riuscire ad entrare in un ambiente dove sa che l'insegnante è pronto a dargli le indicazioni che servono per eventualmente correggere delle posizioni, ma evitando questo alone di giudizio. Quindi per piacere non correggere il tuo amico, il tuo compagno, anche perché questo significa che non stai facendo yoga, non sei nel tuo corpo e nella tua mente, ma stai controllando quello che fanno gli altri. Qui ci agganciamo al punto numero 9, che è paragonarsi agli altri. Molto spesso succede quando pratichiamo una lezione dal vivo in gruppo, specialmente quando siamo all'inizio, alla prima lezione di yoga oppure alle prime armi, che ci paragoniamo agli altri. Vediamo gli altri e diciamo wow, perché il mio vicino si piega così tanto e io mi sento rigido come un tronco di baobab? Allora, ed è normale che sia così, perché la mente vuole praticare per imitazione e sin da subito vuole arrivare a fare le posizioni così come ci vengono mostrate. Mentre in realtà bisognerebbe rispettare e ascoltare i limiti del nostro corpo ed evitare qualsiasi forma di confronto e di paragone con gli altri, altrimenti rischiamo davvero di farci male perché ci sforziamo al massimo di fare una posizione perché crediamo ok, se riusciamo a fare questa posizione vuol dire che siamo super fighi e che siamo bravissimi a fare yoga. No, non è così, è bravissimo a fare yoga chi riesce durante una lezione a concentrarsi, a rimanere nel momento presente, nel qui e ora, ascoltando le sensazioni del proprio corpo, della mente e rispettando i propri limiti. Quindi lasciamo fuori tutti i paragoni, sia nei confronti degli altri, del nostro vicino di tappetino, che nei confronti dell'insegnante, perché è chiaro che l'insegnante ha alle spalle anni di pratica e quindi è sicuramente molto più flessibile di noi. E fra l'altro la flessibilità non è una prerogativa dello yoga, ma è una conseguenza. Ti assicuro che anch'io all'inizio, quando ho iniziato a praticare, ero super rigida. Se ci penso adesso mi sembra impossibile di come il mio corpo si è trasformato. Ma non è quello l'obiettivo, quella è stata tutta una conseguenza. Quindi non preoccuparti delle rigidità del tuo corpo, piuttosto preoccupati di rispettare i limiti del tuo corpo e di evitare di paragonarti agli altri. Al numero 8 troviamo trattenere il respiro. Anche questo è un altro errore abbastanza comune. E quando infatti la mente è concentrata su qualcosa, se ci fai caso, la tendenza è quella di entrare quasi in uno stato di apnea, no? E ci dimentichiamo di respirare, per assurdo. Mentre la pratica dello yoga, a differenza della ginnastica o di qualsiasi altra attività sportiva, si concentra molto sulla respirazione, sul respiro consapevole, quindi dell'essere coscienti che stiamo respirando, e di abbinare la respirazione a determinati movimenti nel caso di una pratica dinamica, oppure durante le posizioni statiche di percepire il nostro respiro nel corpo e di dirigere la respirazione in determinati punti di tensione nel corpo proprio per utilizzare il respiro per sciogliere queste tensioni. Il consiglio che ti do è quello che se durante la pratica ti rendi conto che stai in uno stato di apnea, semplicemente non arrabbiarti con te stesso o te stessa, prendine atto e piano piano riporta la tua consapevolezza al respiro e continua a praticare. Al numero 7 troviamo non curare il setting. Il setting è tutto ciò che ti serve per praticare yoga, sia l'ambiente in cui lo pratichi che gli accessori. Cosa vuol dire? Che se hai il tappetino puzzoso non è molto piacevole appoggiarci la testa sopra, e uguale anche se ti trovi in un ambiente con l'aria un po' densa.
Quindi prima di iniziare a praticare, assicurati di avere il tappetino pulito, ci sono dei prodotti specifici che servono per pulire il tappetino, ma a volte è sufficiente anche acqua e sapone, di arieggiare l'ambiente dove pratichi, magari puoi accendere un incenso, delle candele. E un'altra cosa super importante è avere abbigliamento comodo. Perché se ti trovi a fare delle posizioni con un pantalone super stretto che ti schiaccia la pancia, una t-shirt mega attillata che non ti lascia respirare, non va bene. Considera che il corpo deve sentirsi libero nei movimenti e soprattutto libero di respirare. Per cui mi raccomando, la cura del setting è mega importante per fare una pratica yoga ancora più efficace. Al numero 6 troviamo fare più lezioni di seguito. Sembrerà strano, ma è un errore abbastanza facile, abbastanza comune, e soprattutto per chi pratica yoga a casa attraverso delle video lezioni. Perché quando scopriamo il fantastico mondo dello yoga e sentiamo che ci porta benessere, vogliamo fare tutte le lezioni, tutte, tutte assieme. Però non va bene perché ogni lezione di yoga lavora sia a livello fisico, con determinati muscoli, determinate parti del corpo, ma anche uno specifico obiettivo energetico. Cosa vuol dire? Che secondo la fisiologia dello yoga, nel nostro corpo ci sono dei canali energetici che si chiamano nadi, ci sono i chakra che sono dei centri energetici. Ed ogni lezione ha un obiettivo specifico anche per muovere, per dirigere le energie nel corpo in determinati chakra. Quindi, al corpo, per poter assorbire tutti gli effetti di una pratica, ha bisogno di un po' di ore. Quindi, se noi andiamo a fare più pratiche di seguito, andiamo un po' a incasinare le cose. Ok? Il consiglio che posso darti, se hai voglia di praticare tanto un giorno, è quello di scegliere una lezione lunga piuttosto che scegliere due o tre lezioni corte. Infatti, non so se ti è mai capitato di partecipare ad un festival di yoga dove hai l'opportunità di fare più lezioni di seguito. È una figata perché puoi provare tantissimi stili diversi, tanti insegnanti diversi. Però a me, perlomeno, quello che mi succede è che quando partecipo a un evento del genere e faccio magari 6 lezioni da un'ora in un giorno, la sera sono demolita. Ed è assolutamente normale che sia così, perché con le lezioni vai a muovere un sacco di energia nel corpo, a parte il lavoro fisico, muscolare, e quindi si crea questa confusione. Finché la cosa viene limitata ad alcune volte all'anno partecipando a dei festival, va bene, però nella tua quotidianità, se possibile, cerca almeno di lasciare 2 o 3 ore di tempo tra una sequenza e l'altra. Al numero 5 troviamo fare sempre sequenze molto intense. Anche questo è un errore abbastanza comune perché quando ci approcciamo allo yoga, a volte lo facciamo pensando che sia un'attività sportiva, quindi magari ci approcciamo con l'idea che vogliamo mantenerci in forma, vogliamo perdere peso, lo sostituiamo all'attività sportiva e quindi abbiamo questa idea che lo yoga deve essere super strong, dobbiamo far fatica, dobbiamo sudare, altrimenti non abbiamo fatto niente. Va bene da un certo punto di vista, nel senso il corpo ha bisogno sia di sequenze energizzanti, ma anche bisogno di sequenze rilassanti. Se noi continuiamo a fare un tipo di yoga intenso, andiamo a creare un disequilibrio nel corpo, proprio per la legge della compensazione. Quindi è importante ascoltarsi e cercare di praticare yoga proprio in funzione di ciò di cui abbiamo bisogno, non per un obiettivo finale che potrebbe essere quello, oddio, devo perdere peso, devo smaltire calorie, devo sudare per eliminare le tossine. Quali sono tutte conseguenze? Che arriveranno assolutamente i risultati, però cerchiamo di andare un po' prima, alla radice. E di praticare, di utilizzare lo yoga proprio per
per il nostro benessere. Il nostro benessere non è quello che la mente vuole, ma è quello di cui il nostro corpo ha bisogno. Quindi, imparando ad ascoltarsi, riusciamo a comprendere quando abbiamo bisogno di una sequenza energizzante e quindi fare un'attività yoga un pochino più intensa, ed in genere va bene farla la mattina, perché se la facciamo la sera andiamo a riattivare il corpo e magari potrebbe disturbare il nostro sonno, e poi i giorni in cui abbiamo invece bisogno di una sequenza rilassante, tranquilla, abbiamo bisogno di dar riposo al corpo, specialmente se sei abituato, abituata a fare attività sportiva. Considera che il tipo di yoga di cui hai bisogno è un tipo di yoga compensatorio, quindi rilassante, perché il corpo si è già risvegliato, diciamo così, durante l'attività sportiva e anche a livello muscolare. Quindi ciò di cui hai bisogno è una compensazione, un tipo di yoga rilassante per riequilibrare proprio le energie nel corpo. Per cui attenzione a evitare di praticare sempre e solo sequenze molto intense. Al numero 4, e già stiamo salendo sul podio, troviamo credere che gli accessori siano solo per i principianti. Con accessori intendo tutte quelle cose che possono essere utilizzate per agevolare la nostra pratica yoga. Blocchi, cinture, cuscini, coperte e quant'altro. Ad essere sincera, quando ho fatto la mia prima formazione yoga, che è stata una formazione di yoga integrale, mi è stato insegnato che gli accessori non sono necessari, perché lo yoga deve essere fatto solamente con il proprio corpo e se proprio proprio con un tappetino. In realtà poi, praticando, provando diversi stili, mi sono resa conto che utilizzare gli accessori è super utile per far bene, perché spesso ci possono aiutare sia per progredire nella pratica anche quando non siamo principianti, sia per evitare di fare dei danni al corpo e per mantenere l'allineamento corretto delle posizioni facendolo in modo progressivo, quindi poco a poco, aiutando il nostro corpo a capire come entrare nella posizione. Quindi io consiglio vivamente l'utilizzo di accessori. Se magari pensi che gli altri ti dicano «Ah, oddio, tu stai usando un blocco, quindi sei un principiante», no, lascia stare, lascia fuori il giudizio, semplicemente fai ciò di cui hai bisogno. Se senti che utilizzare, di sederti, come nel mio caso adesso, sopra un blocco, ti aiuta per mantenere la schiena dritta, evitare di sentire dolorini nel corpo, va bene, fallo e quindi viva gli accessori! Al numero 3, e già qua siamo sul podio, troviamo non rispettare i momenti di riposo del corpo. Il nostro corpo non è sempre uguale. Sai benissimo che ci sono giorni in cui ti senti più attivo, altri che ti senti più stanco. Quindi una stessa sequenza, una stessa posizione fatta un giorno e fatta un altro giorno può essere completamente diversa, la percezione può essere completamente diversa. Quindi ci sono giorni in cui ti senti in forma, ti esce tutto facile, hai voglia di praticare un sacco, e altri giorni che la stessa sequenza quasi non riesci a farla e dici oh mio Dio, cosa sta succedendo? E ti sforzi al massimo di poterla fare perché sai di avere la capacità di farla. In realtà bisognerebbe rispettare i momenti di riposo del corpo. Se durante una lezione hai il bisogno di riposare, senti che stai facendo fatica, ma vuoi a tutti i costi continuare a seguire il ritmo che ti propone l'insegnante, sappi che stai cadendo in un errore grossissimo. Quindi è meglio ascoltare il tuo corpo e fermarti. Prenditi un momento di riposo nella posizione del bambino, balasana, nella posizione di shavasana o qualsiasi altra posizione il tuo corpo ti sta chiedendo in quel momento. Però davvero, non aver paura di fermarti e di prenderti il tuo spazio di riposo durante una lezione. Vedrai che l'insegnante ti ringrazierà per questo.
al contrario magari di quello che una persona potrebbe pensare, specialmente all'inizio, che dice: oh mio Dio, se mi fermo, chissà cosa penserà l'insegnante, o cosa penseranno gli altri, che non sono capace, eccetera. No, l'insegnante apprezza tantissimo quando una persona si ferma, te lo assicuro, te lo dico da insegnante, perché questo vuol dire che stai facendo yoga, che stai ascoltando il tuo corpo ed è quello l'obiettivo finale. Quindi mi raccomando, se senti il bisogno di riposare, fermati e riposa. Al numero 2, e siamo già sul podio, troviamo praticare per imitazione. È un concetto che si aggancia molto a quello che dicevamo prima, cioè del paragonarsi agli altri. Perché quando iniziamo a fare yoga, specialmente se non ci vengono date le basi di come va affrontata la pratica dello yoga, ciò che facciamo è cercare di ripetere, di voler emulare la stessa posizione che ci viene proposta dall'insegnante. Però ogni corpo ha la propria flessibilità, ogni corpo ha i propri limiti, ha una propria storia. Quindi è importantissimo rispettare questa cosa, non finirò mai di dirlo. In realtà è la posizione che deve adattarsi al corpo e non viceversa. E lo yoga lavora proprio nel punto limite di ogni persona. Per esempio, in un piegamento in avanti, se una persona arriva a poggiare la testa sulle ginocchia, va bene, vuol dire che la posizione sta lavorando in quel punto lì. Se una persona invece si piega solo di pochi centimetri, va bene uguale e non significa che non sta portando gli stessi benefici, anzi al contrario. Sta comunque dando i suoi benefici, solo che li dà in un punto diverso, perché ogni corpo, come dicevo, ha la propria flessibilità, ha le proprie rigidità ed i propri limiti. La cosa bella è che funziona indipendentemente dal tuo grado di flessibilità e, come dicevamo, la flessibilità è una conseguenza. Quindi, se ti pieghi di pochi centimetri, non ti preoccupare perché lo yoga ti porta comunque grossi, grossissimi benefici e sei capace di fare yoga. La capacità di fare yoga non si misura in base al grado della tua flessibilità, ma in base alla tua capacità di ascoltare, rispettare il tuo corpo, rimanere nel momento presente. Alla posizione numero 1 e siamo sul gradino più alto del podio. Troviamo saltare Shavasana, è l'errore più grande in assoluto, errorissimo. Shavasana, come forse sai, è la posizione del cadavere, la traduzione non è molto carina, però è così. Ed è il rilassamento finale che solitamente viene fatto alla fine di una lezione proprio e serve per rinvigorire il corpo, rinfrescare la mente. È una posizione mega importante. Il maestro Iyengar la definiva addirittura la posizione più difficile in assoluto, anche se in realtà non bisogna far niente, bisogna solo stare sdraiati a terra. Per tantissime persone è la parte più attesa della lezione, perché così finalmente possono russare e fare una dormitina. Per altre persone invece è la parte più fastidiosa e a volte succede che saltano Shavasana. A casa non lo so se è così perché non vi vedo e a volte quindi succede proprio che una persona fa la sua lezione, fa tutte le sue posizioni, tin tun tam, e poi continua la sua giornata senza fare Shavasana. Errorissimo! Shavasana serve per assorbire tutto il lavoro fatto, serve per calmare la mente, per poter ripartire con carica, con energia, e fare in modo che davvero la sequenza di yoga sia super efficace. Quindi, indipendentemente dalla lunghezza della lezione che fai, che sia di 5 minuti, 15, 30 o un'ora, considera di fare almeno un po' di Shavasana. Per le lezioni corte va bene anche solo 1 o 2 minuti. Le lezioni lunghe possono arrivare anche fino a 15 minuti. Poi, se hai tempo a disposizione e senti che il tuo corpo ha voglia di rimanere ancora più tempo in Shavasana, ben venga, rimanici anche 20 minuti, che va benissimo.
Ok, per oggi è tutto. Abbiamo visto i 12 errori più comuni nella pratica dello yoga. Mi raccomando, se ti identifichi con uno o più di questi errori, non cercare di voler correggerli tutti assieme, ma lavora su una cosa alla volta. Lo yoga, come qualsiasi altra disciplina, è un progresso, è un lavoro costante, quindi abbi pazienza che vedrai che poi i risultati arriveranno. Io spero davvero di esserti stata utile e che dire, buona continuazione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!